Buona mattinata e ben ritrovati da Speciale News Web 24. Primi provvedimenti a Parigi dopo le violenze dei gilet gialli lo scorso weekend. Saranno vietati per le proteste di Champs-Élysées a Parigi, ma anche la piazza di Berland a Bordeaux ed la piazza del Capitale a Tolosa. Lo ha annunciato il Premier, mettendo in evidenza che è stato anche rimosso il prefetto di Parigi, che secondo le accuse del governo francese non avrebbe garantito massima sicurezza nel corso delle proteste che vanno avanti ormai da 19 giorni. Il premier francese ha ammesso che la strategia di mantenimento dell'ordine non è stata eseguita correttamente. Il divieto di manifestare, ha detto, sarà applicato ogni volta che sarà necessario. La cronaca adesso: sono stati sequestrati due mezzi pesanti dalla squadra mobile di Foggia nella giornata di ieri, sulla autostrada A14 Bologna-Bari. Tra l'altro, quando i due quarantenni che erano a bordo di questi due camion sono stati chiesti a loro i documenti, non esibivano alcuna documentazione di autorizzazione del gasolio. E così si è proceduto all'arresto e anche al sequestro penale dei due autocarri con cisterna. Il presidente della regione Michele Emiliano, l'assessore Raffaele Piemontese e Elio Sannicandro, in qualità di soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico, sono stati oggi a Carpino con il sindaco Rocco Di Brina per il taglio del nastro di due importanti opere contro il dissesto idrogeologico e per la mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato. Le opere sono costate 4 milioni di euro, è stato costruito un nuovo ponte, sono stati fatti interventi per il rivestimento del canale Antonino e del Fosso d'Orlando, con massi ciclopici provenienti dalle cave di Apricena e la demolizione di due ponti. Un'opera che il presidente Emiliano ha dedicato ad Antonio Facenna, vittima dell'alluvione del 2014. Questa è una bellissima opera che, ripeto, io penso che sia giusto dedicare ad Antonio oggi, Antonio Facenna, perché, ripeto, era uno di quei ragazzi che, è un applauso spontaneo. È uno di quei ragazzi che si era dedicato a questo territorio. Lui si definiva un podolico, una persona che viveva con i suoi animali, ne ricavava il da vivere, e come tutte le persone straordinariamente belle che vivono in questo paese. Io sono venuto veramente a onorare questo paese, e devo dire tutto il Gargano, perché qui abita della brava gente che combatte tutti i giorni e io sono orgoglioso di essere il loro. Taglio del nastro ieri per il progetto gestito dagli ospedali riuniti di Foggia da parte della Confraternita di Misericordia insieme al Centro Studi Diomede. La cerimonia di inaugurazione è stata dedicata ad una volontaria prematuramente scomparsa. Il tutto sarà gestito dalle due associazioni insieme al Centro Servizi per il Volontariato. Presenti anche alcuni dei vertici dell'azienda degli ospedali riuniti di Foggia, che hanno detto che questa è una realtà molto interessante, che favorisce il processo di umanizzazione delle cure di cui tanto si parla. Prestare un libro a un paziente che per molte ore non sa cosa fare può aiutare nella terapia e anche occasione per approfondire tematiche ed acculturarsi. In chiusura alla pagina sportiva, il basket questa mattina: riprendono oggi al Palasport Nando Di Leo di Cerignola gli andamenti del Basket Club Cerignola. L'inizio della pool promozione per i gialloblu di Bozza è stato abbastanza positivo, con 3 vittorie su 3. Nell'ordine Matteotti Curato, Gus Poggia e Mensana Mesagne. Adesso si prepara un'altra settimana di intensissimi allenamenti in vista della prossima sfida di campionato, che sarà particolarmente impegnativa contro Maglie. Prima di salutarvi, vi ricordo l'appuntamento oggi alle 13:30 con A Tutto Volley, la rubrica di Speciale News Web 24 dedicata al mondo della pallavolo. Per questa prima edizione del telegiornale noi ci fermiamo qui. Prossimo appuntamento con Speciale News Web 24, con il telegiornale stasera alle 19. Buona mattinata e a più tardi.